Una sfida ad utilizzare mezzi alternativi all'auto per gli spostamenti quotidiani ed un modo per sensibilizzare la città su temi che vanno da abitudini sane come l'attività fisica quotidiana alla salvaguardia dell'ambiente. Partirà il 16 e terminerà il 22 settembre la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, un'iniziativa che compie 20 anni ma a cui la città di Fano aderisce da 5, che coinvolge e accomuna migliaia di amministrazioni e milioni di cittadini in tutta Europa. Dopo un anno di crisi a causa del Covid, ha spiegato l'assessore Fabiola Tonelli, abbiamo toccato con mano quale sia l'importanza dei problemi creati da smog e traffico. Per questo motivo il tema scelto a livello europeo per quest'anno è Muoviti sostenibile ed in salute. Anche noi toccheremo queste tematiche con degli eventi durante questa settimana e li vado a citare. Giovedì 16 dalle 7:30 alle 10:30 aderiamo al Giretto d'Italia di Lega Ambiente. Conteremo il flusso di biciclette in alcuni punti del centro storico come già siamo abituati a vedere altri anni. Sabato 18 insieme a FIAB for Bici Fano organizziamo una pedalata allegra, quindi un circuito di un'ora, e in piazza 20 settembre dalle 18:30 ci sarà uno stand per il ciclista illuminato, quindi incentrato sulla sicurezza del ciclista che deve farsi vedere durante la sera e la notte. Lunedì 20 invece molto importante è il primo incontro di presentazione del piano urbano della mobilità sostenibile. Presenteremo i dati, sarà un incontro aperto alla città di Danza, alla sala Ipogea alle ore 18. A quest'anno ancora di più rispetto all'anno scorso vogliamo appunto che le persone riflettano sulle scelte di mobilità alternative a quella dell'automobile. Domenica 19 alle ore 10 in piazza 20 settembre a Fano, inoltre, è in programma un importante appuntamento realizzato in collaborazione con l'assessorato alle pari opportunità. Dopo uno stop di oltre di un anno e mezzo, Fano Cammina riparte. Un appuntamento dedicato alla promozione della salute che nasce come un progetto per la salute delle donne, ma ormai nel tempo, dal 2017 ad oggi, è diventato un appuntamento fisso, una camminata fissa tutti i mercoledì dalle 20:30 alle 21:30 per le donne, ma per tutta la città, aperto a tutta la cittadinanza. È un appuntamento gratuito e libero che durante tutto l'anno riprenderà, quindi tutti i mercoledì ci sarà Fano Cammina, ma la ripartenza sarà proprio domenica mattina in occasione della settimana della mobilità sostenibile, quindi vi invitiamo a iscrivervi per un circuito ad anello di un'ora, un percorso in piano che parte da Piazza 20 Settembre e girerà insomma fino al mare per ritornare poi in Piazza 20 Settembre e chi si iscriverà e parteciperà alla camminata avrà in omaggio lo zainetto di Fano Cammina.